Carissime sorelle e carissime comunità educanti, proprio dal giardino della Casa Generalizia voglio ricordare a tutte noi il grande avvenimento che si celebrerà dal 1 settembre al 4 ottobre prossimo, che è appunto la celebrazione del tempo del creato, un tempo ecumenico. Sappiamo bene che noi ci inseriamo come cristiani, come cattolici, ma che questo tempo è stato pensato, ispirato originariamente dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e poi è diventata un'opportunità per tutti. Ma già Giovanni Paolo II e ancora prima San Paolo VI avevano in qualche modo invitato i cristiani cattolici a prendere in considerazione la voce del creato, perché già negli anni passati si percepiva la difficoltà che oggi ci appare molto più evidente. Questo tempo ci ricorda che noi siamo cittadini di un pianeta che per vivere ha bisogno del nostro amore e del nostro rispetto. Ed è interessante perché il Papa Francesco, ci richiama prima di tutto alla preghiera. È molto bello questo perché non è soltanto un discorso ecologico puramente fine a se stesso, ma diventa un discorso di conversione spirituale vera e propria. E non solo di conversione personale, ma di conversione comunitaria. È il Papa che lo chiede a tutti i cristiani cattolici proprio nel messaggio che ha inviato. Quest'anno il tema è Ascolta la voce del creato. Possiamo riprendere la lettura della Laudato Si per leggere tutti gli inviti e tutte le sottolineature che lo stesso Papa Francesco ci fa in questa enciclica, richiamandoci a vivere la vocazione cristiana di essere custodi dell'opera di Dio, che è il creato. E questo, secondo quello che dice la Laudato Si, corrisponde a una scelta di fondo che è un'esperienza fondamentale della vita cristiana. Quindi è molto importante in questo tempo ravvivare la nostra fede per leggere in questa nostra natura, in questo nostro pianeta, il segno della presenza di Dio e rivedere anche quali sono i segni della presenza dell'umanità che non rispettano questo pianeta. Il creato ha bisogno della nostra collaborazione, del nostro amore. Mi permetto di rileggere un attimo quello che noi abbiamo scelto nel capitolo generale 24, che è la deliberazione capitolare, con la quale ci siamo impegnate ad ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, il grido dei giovani. Ci siamo impegnati a coinvolgere tutto l'istituto in un cammino concreto e continuo di conversione all'ecologia integrale, dove abbiamo sentito già tante volte spiegare il senso dell'ecologia integrale. È una dimensione totale della vita che non ci vede soltanto come persone singole, ma come comunità e come creature che abitano questo pianeta. E questo impegno si traduce nell'assunzione dei 7 obiettivi della Laudato Si che noi vogliamo vivere e trasmettere nello spirito del sistema preventivo. Perciò c'è già tanto impegno perché molte comunità sono già iscritte alla piattaforma della Laudato Si, in tutte le nostre opere si sta già lavorando per questo, ma dobbiamo tenere viva questa nostra fiducia e fede nel creato, nel pianeta che il Signore ci ha affidato, perché possa continuare a vivere, perché possa recuperare, possa essere sanato. Noi vediamo in questi giorni quali sono le conseguenze della nostra trascuratezza e di questo essere più predoni che custodi, no? del creato. Da una parte le inondazioni, dall'altra la siccità. Ci sono tante popolazioni che soffrono in questo momento per tutti gli squilibri che le nostre mani hanno creato nei confronti del pianeta. Allora, queste giornate sono per noi un impegno rinnovato a livello anche pastorale di rilanciare questa nostra
deliberazione capitolare è di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, non soltanto i bambini, i giovani, i ragazzi, ma tutte le comunità educanti, perché ciascuno di noi può fare qualcosa, ciascuno di noi ha da dire qualcosa. Vi ringrazio e vi auguro un buon cammino.